Buongiorno, state guardando Gold News sul canale di GIGOS. Ogni anno una grande quantità di oro all'interno di smartphone, laptop, tablet e altri dispositivi obsoleti finisce in discarica. Abbiamo già raccontato dei piani della Royal Mint of Great Britain di utilizzare una nuova tecnologia per estrarre il metallo prezioso dai dispositivi elettronici dismessi. Questo approccio ha già dato i suoi frutti e ora gli amanti dell'alta gioielleria possono acquistare prodotti in oro ottenuti in modo rivoluzionario. È possibile che il metodo avanzato passi presto dall'industria dei gioielli alla sfera dell'oro da investimento. La Royal Mint ha rilasciato la collezione di gioielli in oro 886 by the Royal Mint. I numeri del titolo indicano l'anno di fondazione dell'organizzazione. La collezione comprende orecchini, anelli a cerchio, catene, anelli con sigillo e gemelli in oro e altri metalli preziosi. I prodotti sono realizzati secondo le migliori tradizioni dell'artigianato britannico della gioielleria, la cui storia risale a oltre 1000 anni fa. Ciò che rende la collezione davvero speciale è l'utilizzo di oro proveniente dai rifiuti elettronici. Il nobile metallo, che era quasi perduto per sempre, è stato riportato in vita grazie alla tecnologia più avanzata. Secondo gli esperti, i rifiuti elettronici contengono circa il 7% di tutto l'oro disponibile al mondo. Non si può permettere che una tale ricchezza vada sprecata. Come abbiamo già riferito, la Royal Mint ha iniziato a costruire un impianto in Galles, dove il metallo giallo verrà estratto dai dispositivi in disuso. Una tecnologia innovativa sviluppata dall'azienda canadese Exir aiuterà in questo processo. L'uso di composti e soluzioni speciali permette di estrarre il 99% dell'oro da circuiti stampati di smartphone e altre apparecchiature. Si prevede che l'impianto inizierà a funzionare a pieno regime nel 2023, estraendo centinaia di chilogrammi d'oro all'anno. Sean Millard, Chief Growth Officer di The Royal Mint, afferma che è stata creata la prima tecnologia al mondo in grado di recuperare metalli preziosi dai rifiuti elettronici in pochi minuti. Ann Jessop, Chief Executive di The Royal Mint, crede che in questo momento entusiasmante reinventiamo il business dell'oro. Stiamo sperimentando nuovi modi per procurarci metalli preziosi in modo sostenibile. La notizia, proveniente dal Regno Unito, suscita interesse non solo tra gli intenditori di gioielli d'arte, ma anche tra gli acquirenti di oro da investimento. C'è la possibilità che il metallo giallo estratto con la nuova tecnologia venga utilizzato per la produzione di lingotti d'oro nel prossimo futuro. Siamo convinti che in futuro ci saranno altri progetti simili. L'oro come risorsa è troppo prezioso e importante, quindi non bisogna sprecarne nemmeno un grammo. Oggi, che il mondo è nella morsa dell'inflazione, il nobile metallo è necessario per ogni persona per proteggere i risparmi e garantire la sicurezza finanziaria. Avete guardato Gold News sul canale GIGOS TV. Iscrivetevi per non perdere i prossimi episodi.